Chiamerei la dottoressa Concetta Torrisi, neuropsichiatra infantile, del presidio ospedaliero, Catania. Abbiamo rappresentanza del sud nella neuropsichiatria infantile. Io ringrazio la dottoressa Magda Di Renzo e il dottore Bianchi per avermi invitato e soprattutto il tema che mi hanno assegnato mi darà la possibilità di farvi entrare per un pochino in quel vissuto di malattia che vive un bambino nato pretermine. E il mio obiettivo è quello di farvi entrare solo per un pochino in contatto con quello che è l'inizio della sua vita, ma attraverserò un po', parlerò del vissuto di malattia nelle diverse tappe, velocemente, che riguardano un po' l'età e tutte le fasce dell'età evolutive, però mi soffermerò soprattutto su questo che vi ho detto, il bambino pretermine. Intanto noi sappiamo che il vissuto di malattia e la percezione che della malattia si ha cambia nelle diverse fasi della vita. Noi l'insorgere di una malattia acuta o cronica sconvolge gli equilibri che sono stati precedentemente raggiunti e soprattutto induce reazioni emotive e comportamentali che necessitano la presa in carico del paziente e della sua famiglia. Questo può favorire sicuramente l'adattamento alla malattia, però facilita anche l'organismo nella sua risposta e quindi ottenere un miglior decorso. In età evolutiva, la malattia interrompe un corso maturativo che non è ancora completo e, non essendo tale, può interferire con la costruzione e la percezione dell'immagine di sé, oltre naturalmente ad influire su quella sicurezza di base che secondo Erickson rappresenta gli obiettivi di carattere psicologico che gli individui si propongono di raggiungere nelle diverse fasi della vita. Un bambino malato si chiederà perché i suoi genitori non sono in grado non sono in grado di proteggerlo dal dolore, perché persone a lui estranee, luoghi a lui non familiari, devono manipolare il suo corpo. E poi, quale trasformazioni subirà il suo corpo? Il corpo, dice praticamente Winnicott che un bambino, scrive Winnicott in Dalla pediatria alla psicanalisi, anche se vogliamo limitare la nostra attenzione alla malattia fisica che si annida nel corpo, dobbiamo tuttavia dire che nessuno studio della reazione di un bambino alla malattia fisica sarà completo senza un accenno alle sue fantasie sull'interno del proprio corpo. Allora, nel bambino piccolo, gli interventi terapeutici che vengono effettuati proprio sul suo corpo, non avendo ancora lui la possibilità di distinguere tra fantasia e realtà, vengono vissuti non solo come invasivi, ma anche come apportatori di possibili trasformazioni. E qui il bambino può vedere il suo corpo dilatato o assottigliato. Il bambino, inoltre, nella prima fase del suo sviluppo ha cominciato ad acquisire un controllo sul proprio corpo e che percepisce a rischio il grado di autonomia che aveva già cominciato ad acquisire. Come già evidenziato da Anna Freud, la malattia o eventi traumatici nel bambino che non ha ancora raggiunto un equilibrio stabile e quindi non è ancora in grado di fronteggiare le frustrazioni, compromette il suo livello di sicurezza e di fiducia. L'angoscia provocata dalla malattia talvolta è vissuta come una colpa, un qualcosa che lui ha detto o fatto o solo pensato in un momento di conflitto con i suoi genitori. Io penso che dovremmo fare delle valutazioni, scusate un attimo,
Ecco, dovremmo fare qualche punto di riflessione su questo. Bowlby per primo si occupò di modificare alcune condizioni ospedaliere, quali quello di allontanare, per esempio evitare l'allontanamento dei genitori delle figure di riferimento affettive per il bambino durante il ricovero. Però un attimino, forse soffermarci, abbiamo parlato stamattina di attaccamento. Il concetto di attaccamento, inteso secondo Bowlby, è quel comportamento istintuale che contraddistingue tutti gli esseri umani, che se valido può consentire alla persona non solo di aiutarsi ma anche di farsi aiutare, oltre che a diciamo rafforzare l'immagine di sé. Un bambino che viene ospedalizzato nella prima infanzia e non riceve le giuste cure psicologiche ed affettive va incontro a un'alterazione dell'immagine di sé. E secondo Bowlby, tra l'altro, la realtà viene letta dai bambini in relazione alla modalità di attaccamento che hanno sperimentato e che ha consentito loro di acquisire alcuni modelli operativi che poi regolano i loro comportamenti. Il bambino può anche rispondere alla malattia con una certa passività e questo influisce assolutamente su quella che è l'evoluzione, il processo emotivo-affettivo e può provocare un'involuzione dello stesso. E a sua volta l'adolescente, nella fascia invece adolescenziale, l'adolescente si trova in un periodo di transizione della sua vita, un momento di grande conflittualità tra il bisogno di essere indipendente, di autoaffermazione e nel contempo però ha bisogno del sostegno dell'adulto. Ma io fermo qua perché, come già vi ho anticipato, mi piace più soffermarmi sul vissuto di malattia nel bambino pretermine. Vediamo cosa succede, quali sono le tappe che precedono la nascita di un bambino. Nel corso della gravidanza, che è assolutamente intesa come un progetto genitoriale di coppie, i genitori elaborano una rappresentazione del loro bambino e questo poi ci aiuterà a capire come loro si comporteranno con lui. Il bambino immaginario non è soltanto la sintesi delle fantasie materne, ma è il risultato di un processo psichico di anticipazione. Gli studi attuali ci indicano che i vissuti relativi a quanto immaginato, fantasticato e desiderato in corso di gravidanza organizza e anticipa parte di quelle interrelazioni che intercorrono nel neonato reale. Le coppie riferiscono di sognare il loro bambino. Cito Ammanniti che dice: nella mente della madre egli è già presente e l'attività onirica lo conferma. Conferma quello che avviene anche a livello di vita psichica. Gli studi hanno dimostrato che nella fase del sonno REM, sarebbe proprio la fase in cui si sogna, in questo sonno REM, queste fasi materne e fetali coincidono fino al secondo mese di vita extrauterina, epoca in cui cominciano a differenziarsi e quindi questo dimostra come madre e feto sono in stretta correlazione attraverso la loro attività onirica. L'interazione madre-feto non avviene solo attraverso la trasmissione biologico-metabolica, ma anche, l'abbiamo visto anche stamattina, ne abbiamo parlato, attraverso stati emozionali. E, per esempio, si è visto che stati d'ansia della madre inducono un incremento della motricità fetale, che esitano poi in epoca postnatale con una maggiore irritabilità e reattività agli stimoli sensoriali. Mi collego a quello che diceva poco fa il dottore Trapolino. Quindi cominciamo a immaginare un universo dove possiamo tenere conto di tanti elementi e non di uno solo. E le ricerche, per esempio, anche gli stati d'ansia della madre inducono, questo ve l'ho detto, e gli studi sperimentali di Piero e di Monk e altri hanno dimostrato come stati d'ansia trasmessi dalla madre al bambino hanno una grande interferenza su quello che poi è il suo, sarà un po' il suo habitus mentale, però su questo ancora bisognerà ancora di più lavorare.
Il poter monitorare l'andamento fisiologico della gravidanza condiziona la qualità della relazione della madre e la qualità degli apprendimenti del feto e quindi poi la qualità di quella che è la struttura mentale in formazione. In questi processi di apprendimento che sono sicuramente inconsapevoli, non sappiamo quali siano i significati dei messaggi emessi dalla madre, né come avviene la loro decodifica nella mente del feto e quindi quali strutture mentali si generano. Si può ipotizzare che gli ultimi mesi della gravidanza, nel proprio mesi della gravidanza ci sia un passaggio di elementi elaborati dalla mente materna come protopensieri al feto. Questo è un campo ancora poco conosciuto e sicuramente sarà di grande interesse. Il momento del parto rappresenta per il bambino il passaggio da una fase duale a una fase in cui questo bambino dovrà ritrovarsi un attimino solo. Vediamo cosa accade. La Veggetti Finzi, parlando proprio del bambino al momento del parto, parla di un bambino immaginato che viene sostituito dal bambino reale e quel famoso camicino fantasma, come lei lo definisce, vestirà il bambino del giorno che sostituisce il bambino della notte. Mi piace riportare questa descrizione perché ci fa capire un po' cosa passa anche in questa mente della mamma e del bambino. E chiaramente cosa la madre dovrà affrontare: sentimenti di perdita, variazioni del tono dell'umore, sentimenti di inadeguatezza, e questi stati vengono gradualmente superati cominciando a sperimentare l'allattamento al seno o al biberon, che già è un primo modello di contenimento ed è rappresentato da tutto quell'insieme di cure materne che la madre ha attuato interpretando i primi bisogni del bambino di protezione, di nutrimento e in un rapporto di adattamento e appagamento reciproco. Così comincia ad individuare e ad acquisire la sua identità di madre. Queste tappe che ho appena descritto chiaramente vengono sconvolte quando la gravidanza viene interrotta da una nascita pretermine o dalla comunicazione che una patologia del feto allontanerà il neonato dalla madre. Quando la gravidanza si interrompe prematuramente, anche l'evoluzione del bambino nella mente dei genitori si interrompe e così anche lo svolgersi della genitorialità. La nascita pretermine trova una madre pretermine. E anche lei è pretermine e la perdita di queste emozioni dense di elementi positivi induce un vissuto di morte e la perdita di quelle parti di sé che sono rappresentate dalla progettualità e dalla creatività che madre e feto prima condividevano. Così il bambino nato pretermine diventa oggetto di proiezioni persecutorie che accrescono la sofferenza della mente materna e possono interferire sia con la sua capacità di sviluppo di reverie e sulla vulnerabilità del neonato. Quindi è un danno che avviene su tutti e due. Ritengo che alcune osservazioni e incontri che ho effettuato con una bimba che chiamerò Chiara ci aiuteranno a fare delle considerazioni su quanto detto. Chiara è una bimba nata da gravidanza gemellare, monozicotica, bicoriale, alla 20ª settimana di età gestazionale, da taglio cesareo per gestosi materna. Il peso alla nascita è di 700 grammi. Il gemello primo nato è deceduto poco prima del parto. Alla nascita Chiara ha presentato distress respiratorio,
ha avuto una è stata diagnosticata una retinopatia allo stadio 1, per cui effettuava controlli oculistici. Lo stadio 1 è uno stadio diciamo abbastanza risolvibile nel pretermine, quindi non di grande importanza, e aveva ittero e l'anemia del pretermine. Queste sono cose che un bimbo che nasce pretermine c'è un'alta percentuale di questo tipo di disturbo. Allora, mi piace a questo punto leggervi le prime osservazioni che ho fatto con questa madre e questo bambino. Intanto premetto che veniva inviata a consultazione all'età corretta di 3 mesi su indicazione del neonatologo che effettuava il follow-up, perché in contatto con la fisioterapista che seguiva in trattamento abilitativo Chiara per un ritardo motorio, un'ipotonia, una difficoltà di interazione con l'ambiente e la mancanza del sorriso. Queste sono, cioè, aggiunta alla mia osservazione con queste indicazioni. La madre entra con la bimba in braccio, tenendola discosta dal proprio corpo. È una donna curata nell'aspetto, con un'espressione triste e un certo distacco nello sguardo. Il marito la segue con un'espressione rassegnata. Tieni in mano l'infant sit, ora si chiama ovetto, che è servito per il trasporto della bimba in macchina, e non si decide a posarlo. L'invito a sedersi. La madre mi porge la documentazione che mi aveva inviato il collega neonatologo e commenta: dobbiamo continuare i controlli oculistici. Osservo come non riesce ad esserci contatto corporeo fra madre e bambina. La testa della bimba è leggermente reclinata all'indietro, ma non c'è alcun tentativo della madre di sostenerla. Il suo corpo fa dei piccoli movimenti, quasi servissero a tenerla insieme. Di tanto in tanto piagnucola, poi smette da sola. Non c'è alcun intervento per consolarla e dare significato a quella che potrebbe essere una sua richiesta. Mi chiedo, cosa impedisce a questa madre di sopportare un più stretto contatto? È spaventata, ansiosa, depressa? Colgo un distacco emotivo che le impedisce di rispondere ai bisogni della bimba. E mi viene in mente un'osservazione fatta da Esther Bick in corso di Infant Observation. La madre è depressa, incapace di essere la madre del bebè, sì un seno, un biberon, braccia, grembo, ma dietro di questi non c'è madre. Mi rendo conto di quanto la preoccupazione della madre per i controlli oculistici che devono essere effettuati sia in relazione con la sua impossibilità a vedere la bambina e di quanto disagio e bisogno di contenimento esprimono quei piccoli movimenti del suo corpo. Mi accorgo anche che il padre mostra una leggera insofferenza. Mi alzo e, guardando la bimba, faccio notare la delicatezza dei suoi lineamenti e l'intensità del colore dei suoi occhi, peraltro nerissimi. Poi, delicatamente, provo a appoggiare la testa della bimba sul braccio della madre, avvicinando di più i loro corpi. Percepisco che quello che sto facendo può essere tollerato. Il padre commenta: se solo la notte non la tenesse sul comodino. La madre comincia a piangere e, rivolta verso di me, dice: non capisce che ho bisogno di sapere che è viva. Le dico che, se vuole, possiamo parlare di questa sua esperienza. Negli incontri successivi spiegherà del suo bisogno di sentire il respiro della bimba, tanto da farla dormire dentro l'ovetto posizionato sul suo comodino, e di come l'insistenza del marito per cambiare questa modalità le avesse provocato un grave malessere. La invito a raccontarmi della gravidanza e della nascita di Chiara, ed è così che si esprime. Ero felice di essere incinta. L'idea che i bambini erano 2 mi dava gioia. Avrei avuto subito una grande famiglia. Sa, rivolgendosi a me,
Io avevo 5 anni quando mia madre è morta. Non avevo fratelli. Mia nonna si occupava di me, mio padre era spesso fuori per lavoro. Poi riprendo il suo racconto. Poi una mattina mi sono svegliata con un gran mal di testa, stavo male. Mio marito mi porta in ospedale, mi visitano, la pressione è alta. Dicono che devo subito fare il taglio cesareo e che non si sente più il battito. Penso di avere perso i bambini, poi non capisco più niente. Più tardi mi sono ritrovata nella stanza e non c'era nessuna culletta vicino al mio letto. E non capivo perché mio marito si ostinava a dirmi la bimba ce l'ha fatta. Perché credergli? Io non la vedevo. Comincio a piangere ed è noto che comincia ad esserci un po' di emozione nel suo racconto. C'è qualcosa che comincia a passare. Poi mi dice, dopo qualche giorno mi hanno portato in terapia intensiva neonatale. Per vedere la bambina. Se ne stava là dentro l'incubatrice, rannicchiata, piena di tubi. Io non ho un bel ricordo. Mi dicevano di accarezzarla, di farle sentire la mia voce, ma ero come bloccata. Però, quando mi avvicinavo, la sentivo respirare. Comincio a piangere e anche qua un pianto è fortemente liberatorio. Le faccio notare come è ancora l'ascoltare il respiro che la fa comunicare con Chiara e che adesso può provare a sperimentare anche qualcosa di diverso, come sentire il calore del suo corpo, accarezzarla ed incontrare i suoi occhi. Nel corso dei nostri incontri mi sono avvalsa del modello della consultazione partecipata e prolungata. Ho cercato con un ascolto attento, non intrusivo, capace di reverie, di far sì che questa madre desse voce al suo dolore che in un momento della sua vita di estrema fragilità, la gravidanza e il parto, aveva visto tutti i suoi sogni andare in frantumi. Le condizioni di turbamento e disorganizzazione seguite al parto, la distanza creata nel rapporto con il marito, non le avevano consentito l'elaborazione del lutto del bimbo nato morto, ma non le avevano dato la possibilità di sviluppare quell'adeguata capacità di reverie che si avvicina al concetto di Winnicott dell'holding, ma che secondo Bion è qualcosa di più, cioè quella capacità che ha la madre di ricevere attraverso l'identificazione proiettiva le impressioni sensoriali ed emotive e di elaborarli in modo da poter essere reintroiettate dalla psiche del bambino. Bion dice la funzione alfa della madre messa a disposizione di quella immatura del bambino. Antonino Ferro scrive che la mente, per svilupparsi, ha bisogno della relazione con l'altro. Attraverso l'osservazione e lo studio dell'interrelazione madre-bambina è stato possibile individuare le aree di vulnerabilità di Chiara in una fase in cui il sistema proto-mentale, inteso come qualcosa in cui il fisico e lo psicologico mentale si trova proprio in uno stato indifferenziato. Ricordo che la memoria implicita, che è prevalentemente emozionale, comincia a strutturarsi con la maturazione dell'amigdala intorno alla 30ª settimana di età gestazionale. Significa che buona parte della maturazione avviene fuori l'ambiente extrauterino. Quindi questo dovrà farci poi riflettere, appunto collegato a tutti gli studi di epigenetica che abbiamo visto stamattina, no? Allora, le memorie sensoriali di cui parla Gaddini nel periodo della permanenza del prematuro in TIN ci fanno capire quanto siano importanti per lo strutturarsi della mente e per una buona qualità del funzionamento psichico futuro. La scarsa risposta al trattamento abilitativo, l'ipotonia non sottesa da patologie specifiche, il non poter incontrare gli occhi della madre non per un disturbo della vista, ma per un blocco empatico della stessa, ma per,
aveva, che le impediva di svolgere quelle funzioni di reverie e di contenimento necessarie alla bimba, si possono considerare segnali predittivi di turbe dello sviluppo neurocomportamentale. Come le ricerche di neurobiopsicologia hanno confermato, il contatto visivo e il contatto corporeo attivano quei processi di sinaptogenesi che sottendono proprio allo sviluppo dell'area socio-emozionale. La possibilità data alla madre di essere ascoltata e di elaborare il suo vissuto ha permesso l'individuazione precoce di questa vulnerabilità e soprattutto di modificare il processo diagnostico. Chiara adesso ha 20 mesi di età corretta, un adeguato sviluppo neurocomportamentale, è una bimba minuta, allegra, dorme nel suo lettino e nella sua stanza e la sua mamma non ha più bisogno di sentire il suo respiro per sapere che esiste. Vi ringrazio dell'ascolto.